Bene a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video di Animal Crossing New Horizon. Oggi andremo a parlare di squali, ma prima di parlare di squali volevo dirvi delle cose. Allora, la prima, come avete letto la descrizione, in realtà la descrizione non la legge mai nessuno, aggiungerò alla mia lista amici per giocare insieme ad Animal Crossing tutte le persone che si iscrivono al canale. Quindi comunque se voi non vi iscrivete, mi mandate il codice amico, per questo non vi rispondo, non vi aggiungo, io verifico se effettivamente voi vi siete iscritti. Perché vi dico che aggiungo le persone iscritte al mio canale? Perché semplicemente con le persone che hanno piacere di giocare con me, ovviamente, andrò a creare delle attività a fare quotidianamente, magari nel corso della settimana, ed usciranno anche i video di queste cose. Delle attività insieme a loro. Ad esempio, le attività che possiamo fare saranno appunto le gare di pesca o dei tour delle vostre isole. Infatti, mi piacerebbe visitare le vostre isole e mi piacerebbe che giù nei commenti voi appunto scrivete di visitare la vostra isola. Infatti, io ho intenzione di fare dei video dove appunto andrò a visitare le vostre isole, ma delle attività come le gare di pesca insieme, ovviamente delle gare anche a premi, dove metterò magari dei premi carini ed esclusivi che sono difficili da trovare. E questo è quanto. Per quanto riguarda il coordinamento dei momenti in cui gioco, eccetera, ho appena creato un gruppo Telegram fatto apposta per comunicare magari con i codici amico, per scambiarli anche fra di voi invece che sotto i miei commenti, perché vedo veramente tantissimo spam e questa cosa inizia a darmi un po' fastidio. Quindi ho creato questo gruppo anche per scambiare tra di voi i codici amici e soprattutto per metterci d'accordo su quando registrare e fare dei video. Così io scrivo nel gruppo che oggi ho intenzione di fare questa attività e prendo alcune persone che commentano, per poi appunto giocare insieme. Ok, aperta questa parentesi e chiusa, direi che possiamo iniziare con il nostro video. Allora, come vi ho già detto, oggi andremo a parlare di squali. Allora, gli squali, come tutti, quasi tutti i pesci di Animal Crossing, si trovano in un determinato periodo dell'anno. Quindi, se vi state chiedendo perché momentaneamente non li state trovando, è semplicemente perché gli squali si trovano da giugno a settembre, ovviamente quindi nella stagione estiva. In base alla categoria di squalo ci sono anche le fasce orarie, però vi posso dire che in linea di massima dopo le 4 fino alle 9 li trovate di sera. Cercare gli squali è una cosa non semplice, perché se siete delle persone che sono veramente sfortunate, avrete difficoltà a pescarle comunque. Ma è facile riconoscerli, perché come tutti i pesci, cioè quando noi vediamo la sagoma, quello è un pesce, non capiamo che pesce è, cioè scontato. Ok, invece lo squalo ha la pinna. Quindi se noi vediamo la sagoma con una pinna, quello automaticamente è uno squalo. Ok. Un'altra premessa, ma questa è proprio scontata: per pescare gli squali dovete essere spiaggia e nell'oceano, quindi non troverete gli squali nel fiume, ma penso sia scontato. Bene, detto fatta questa piccola premessa, questo è il mio piccolo lido che sta prendendo un po' di forma. Come vi sembra la mia spiaggia? Fatemelo sapere giù nei commenti. E direi di iniziare. Io ho preparato anche un bel po' di esche, sono 21. Mamma mia, questi pesci palla! Questo è uno squalo, finalmente! Ovviamente dobbiamo prenderlo. Vediamo, vediamo. Bello grosso! Abbiamo preso un pesce martello. Mamma mia, questo è bello grosso. Mi sento soddisfatta. Un altro squalo, raga, un altro squalo.
Vediamo, vediamo. Forza. Ed è uno piccolino. Questo mi sembra che è una remora, esatto. Ok, 2 su 4. Non male, non male, non male. Questo è bello grosso. Il pesce martello dovrebbe valere intorno a 10.000 stelline, se non vado errato. Ok, raga. No, dobbiamo fargli. Io ho il terrore di mondo, vero? Perché ho paura che poca e poi scappa. Vediamo, vediamo. Dai, uno diverso. Ed è sempre il pesce martello. Vabbè, almeno lo vendo, ne ho due. Oh, eccone un altro. Basta remora, vi prego. Questo è uno squalo sega. Sarà amico del pesce martello. Allora, sembra piccolino, sembra piccolino. Ma non vuol dire, perché gli squali magari hanno delle sagome diverse. Ha boccato subito. Questo è che sono belli grossi, quindi fanno tipo l'effetto wow. Per dindirindina ho preso uno squalo balena. Poteva essere lui a prendere me. Effettivamente è bello grosso. Ok, ragazzi, direi che per oggi la nostra caccia allo squalo può bastare. Tutto sommato non è andata così male, ne mancano solo due. Mi dispiace veramente non aver trovato il grandiscolo bianco, era quello che volevo trovare, soprattutto facendo questo video. Però in ogni caso andiamo a vedere quanto valgono gli squali che abbiamo trovato. Iniziamo dallo squalo sega, che vale ben 9.600 stelline, mentre il pesce martello 6.400 stelline. Non l'avrei detto questo, pensavo che il pesce martello valesse un po' di più dello squalo sega. La remora varrà poco, 1.200 stelline, e lo squalo balena, che vale ben 10.400 stelline. Effettivamente è quello più grosso che noi abbiamo preso. Bene, direi che possiamo concludere qui il video. Spero che le mie guide vi siano sempre utili. Se il video vi è piaciuto, vi invito a sostenermi con un piccolo like, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!